Padre Arsenio da Trigolo, uomo di straordinaria umiltà, la sua virtù principale. Ecco, come si è arrivati alla beatificazione? Qual è stato il miracolo che è stato accettato? E alla beatificazione si è arrivati dopo tanti anni, praticamente 90 anni, proprio perché le suore hanno sentito questo desiderio e il coraggio di sfidare anche le cattiverie che erano state dette in vita. Il miracolo è un miracolo favoloso perché era successo già nel 47, però per umiltà la suora guarita aveva accettato di non parlarne, perché l'importante era servire i poveri e non spendere i soldi per un processo, ma servire i poveri. Poi proprio facendo il processo di beatificazione è emerso che comunque il miracolo c'era già ed era stato custodito. Era una suora della sua congregazione fondata dal nuovo beato? Sì, una suora, suora Ausilia, che era malata di tubercolosi allo stomaco, all'ultimo stadio, chiese di scendere in cappella a pregare con le consorelle per la nuova madre generale e affidarsi a Padre Arsenio. Mentre c'era la benedizione eucaristica, di colpo è guarita. Avete fissato il giorno anche della memoria liturgica? Sì, è il 10 dicembre, il giorno in cui anche l'altro mistero, Padre Arsenio, è morto da solo in camera, probabilmente per un'ischemia, è stato trovato al mattino perché non scendeva in coro. Quindi l'umiltà della sua morte adesso diventa il giorno della sua glorificazione.